Vesak è la più importante cerimonia, la più importante ricorrenza che il mondo buddista celebra, perché nel periodo, nel giorno del Vesak, si ricordano da un lato la nascita, l'illuminazione o il risveglio del Buddha e poi il cosiddetto paranirvana, comunque il fatto che Buddha lascia il corpo, per cui sono tre eventi chiaramente centrali, cardine nella vita del Buddha, e per cui questo è un momento particolarmente importante per tutta la comunità buddista mondiale. Allora, l'Unione Buddista Italiana è una confessione religiosa, è in particolare la terza confessione religiosa nel nostro paese per numero di aderenti, numero di praticanti. All'Unione Buddista Italiana fanno capo centri di diversa tradizione. Il buddismo nasce in India, ai confini tra India e Nepal, poi nel corso dei secoli si dirama, arriva in diverse aree del mondo assumendo caratteristiche, contorni, specifiche, particolari. L'Italia, l'Unione Buddista Italiana, ha una particolarità, perché per la prima volta nella storia si siedono attorno a un tavolo, lo stesso tavolo sotto la medesima bandiera, le tre grandi tradizioni, Vajrayana, Mahayana e Hinayana, Vajrayana più legato al buddismo di matrice tibetana, il Mahayana che include oltre il buddismo tibetano anche il buddismo Zen, ad esempio altre tradizioni, e poi il buddismo Theravada, prevalentemente praticato all'interno del sud-est asiatico. L'Unione Buddista Italiana decide di celebrare il Vesak a Palermo per tante ragioni. Uno, la più semplice: Palermo è una città straordinaria, che ha una storia, non dico unica, ma insomma abbastanza singolare, abbastanza particolare. È un incrocio di biodiversità umane, di biodiversità ambientali, ma poi è una terra che ha sofferto anche, che soffre per tutta una serie di problematiche che conosciamo, e anche perché per ragioni logistiche si trova spesso a ricevere e a dover accogliere e a dover curare anche persone provenienti da aree del mondo più svantaggiate. E anche qui, per molti versi, un esempio è stato la Sicilia in generale, e Palermo in particolare, sono anche terre di accoglienza e di cura, visto che la cura è il tema centrale del Vesak di quest'anno. Chiudo dicendo che poi qui a Palermo c'è un centro importante, il centro Munighiana di Palermo, che è fra parentesi il centro più a sud, guardando la dislocazione dei centri UBI in Italia, ed è un centro che ha lavorato straordinariamente in questi anni, preservando una tradizione, mettendola a disposizione grazie al lavoro di persone eccezionali che negli anni si sono succedute e hanno fatto tutto il meglio che potevano fare per dare concretezza e attuazione a quello che erano i suggerimenti e la guida del maestro, che è stata la guida spirituale di questo centro, che è la Mazzoppa Rinpoche, e che ha ispirato la mente e i cuori di tantissimi praticanti qui a Palermo.